ragazze, buongiorno ragazzi, benvenuti alla presentazione del corso di laurea in Ingegneria Informatica dell'Università di Pisa. Mi chiamo Enzo Mingozzi, sono professore della Scuola di Ingegneria e sono il coordinatore dei corsi di studio in Ingegneria Informatica dell'Ateneo Pisano, nonché un ingegnere informatico io stesso. L'ingegnere informatico è oggi una fra le figure professionali più richieste nel mondo del lavoro. Il corso di studi in Ingegneria Informatica a Pisa forma appunto ingegneri informatici, professionisti che non solo sono esperti di sistemi informatici, ma conoscono anche le basi delle altre ingegnerie legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Questo è un elemento fondamentale nel mondo del lavoro oggi, dove i problemi sono sempre più complessi e perciò richiedono competenze multidisciplinari. Cosa si studia nella laurea in Ingegneria Informatica a Pisa? Gli insegnamenti previsti dal piano di studi appartengono a tre aree. La prima area è quella delle discipline metodologiche e scientifiche di base, che ricomprendono le matematiche e le fisiche. Lo studio di queste materie è fondamentale per qualunque ingegnere e fa parte infatti di un percorso sostanzialmente comune a tutte le ingegnerie della scuola. La seconda area è quella principale, ovvero delle discipline caratterizzanti l'ingegneria informatica e include fra queste l'automazione. Grazie a queste materie si impara come è fatto un computer, da quello più piccolo all'interno dell'orologio che ho al polso, a quello nascosto nell'automobile fondamentale per il suo funzionamento, al server super potente, uno delle centinaia che si trovano nel cloud data center grazie al quale molto probabilmente potete assistere alla mia presentazione in questo momento. Si impara poi come il computer funziona grazie al suo sistema operativo e come si programmano in modo sicuro le applicazioni che ci girano sopra. Si impara anche come si collegano fra loro i computer per formare una rete, come la rete internet, il cui primo nodo italiano fu installato proprio a Pisa 34 anni fa, da un docente di questo corso di studio. Ancora, si impara come le applicazioni possono utilizzare la rete e il web per funzionare in modo coordinato. Per esempio, per videochiamare gli amici ed organizzare un party a distanza, come me è stato necessario fare sempre più spesso in quest'ultimo periodo per mantenere i contatti con i nostri cari. Si impara infine come si usano i computer per memorizzare i dati, spesso in gran quantità, cosiddetti big data. Infine, come dicevamo, la terza e ultima area è quella delle altre discipline ingegneristiche, in particolare di due settori. Lo stesso dell'informatica, detto ICT, Information and Communications Technologies, stiamo parlando dell'elettronica, dell'elettrotecnica, delle telecomunicazioni, e quello dell'ingegneria per la gestione d'azienda. Come già detto, lo studente riceve quindi non solo solide basi e competenze informatiche, ma anche una prospettiva a tutto tondo sugli aspetti più importanti dell'ingegneria dell'informazione e della comunicazione. Il percorso di studi è completato da un esame di lingua inglese e da una prova finale. Come vedete, gli insegnamenti sono distribuiti in maniera bilanciata nei tre anni in cui si articola il percorso di studi, per arrivare a conseguire infine il titolo di ingegnere informatico. Circa il 5% dei nostri studenti ha un'esperienza all'estero, tipicamente nell'ambito del programma Erasmus, e uno su tre sceglie di svolgere un'attività di tirocinio presso un'azienda del settore prima di laurearsi, come parte integrante del proprio percorso formativo. Cosa fa un ingegnere informatico dopo la laurea? Una volta conseguita la laurea, l'ingegnere informatico ha due opzioni: entrare subito nel mondo del lavoro o proseguire gli studi con la laurea magistrale. Secondo i dati più recenti, circa uno su cinque dei nostri studenti lavora già prima di laurearsi e una volta laureato riceve decine di offerte, tanto che il tempo medio per entrare nel mondo del lavoro dal momento della laurea in ingegneria informatica a Pisa è di poco meno di 2 mesi. L'ingegnere informatico è infatti, come dicevo all'inizio di questa presentazione, una fra le figure professionali più richieste oggi nel mondo del lavoro. La domanda di laureati è nettamente superiore all'offerta e continuerà a crescere nei prossimi anni secondo tutte le più recenti indagini. Le posizioni di lavoro sono diverse e non si limitano al solo ruolo di programmatore software, ma comprendono anche, per esempio,
quello di progettista e amministratore di sistemi informatici o di servizi di rete e web. Senza dimenticare la possibilità molto concreta per l'ingegnere informatico di operare come consulente freelance o anche come imprenditore, per esempio di aziende start-up. Il prodotto informatico è unico, può essere realizzato da un numero piccolissimo di persone e se ha successo finire nelle mani di miliardi di persone. Per fare un esempio, nel 2010 Instagram è stata sviluppata e lanciata da sole 2 persone. 2 anni dopo è stata comprata da Facebook per $1 miliardo. In alternativa, come dicevamo, il laureato può iscriversi ad una laurea magistrale. In effetti, questa è la scelta fatta dalla grande maggioranza dei nostri laureati. Le statistiche ci dicono che poco più dell'80% di essi prosegue gli studi. L'offerta formativa della Scuola di Ingegneria propone 2 lauree magistrali nell'ambito dell'ingegneria informatica. La laurea magistrale in Computer Engineering e la laurea magistrale in Artificial Intelligence and Data Engineering. Il nome delle 2 lauree è in inglese perché gli insegnamenti previsti, alcuni dei quali a comune, sono tutti erogati in lingua inglese. Le 2 lauree consentono allo studente di specializzare le proprie competenze in quelli che oggi sono gli ambiti principali dell'ingegneria informatica, dall'intelligenza artificiale all'internet delle cose, dai sistemi cloud alle architetture di reti avanzate, dai big data alla cyber security. In aggiunta vi sono 2 ulteriori lauree magistrali a cui il laureato in ingegneria informatica può accedere con la propria preparazione senza dover sostenere esami aggiuntivi. Queste sono la laurea magistrale in Cyber Security e la laurea magistrale in Robotica e Automazione. Come ci si iscrive alla laurea in Ingegneria Informatica a Pisa? La laurea in Ingegneria Informatica di Pisa è a numero programmato. Questo vuol dire che è previsto un numero massimo di immatricolati pari a 225. Per iscriversi è dunque necessario partecipare ad un concorso, il cui bando è pubblicato normalmente nel mese di giugno. Sono previste più sessioni di ammissione, le sessioni successive alla prima, che ha scadenza normalmente nel mese di luglio, assegnano i posti eventualmente rimasti dopo le assegnazioni precedenti. Per maggiori informazioni e dettagli sulla modalità di presentazione della domanda vi invito a visitare il sito web matricolandosi.unip.it/concorsi. Per concludere vi rimando al sito web della Scuola di Ingegneria www.inge.unip.it e a quello del corso di laurea computer.inge.unip.it per trovare tutte le informazioni che non hanno trovato spazio in questa presentazione per motivi di tempo. Care ragazze e cari ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi saluto cordialmente, con la speranza di potervi accogliere a Ingegneria a Pisa all'inizio del prossimo anno accademico.